di vedere carriere che sì, personaggi che fanno carriera nonostante le responsabilità penali, giusto? Sì. Ok. I giudici in tutto questo che ruolo hanno? Perché non si aspettano i documenti che potrebbero in qualche modo cambiare il corso delle indagini? Vorrei leggere una frase di Heidi Giuliani, se la ritrovo. È assurdo che in Italia per essere magistrati bisogna essere coraggiosi, quindi un magistrato giusto è un magistrato coraggioso, quindi è quello il problema, non si tratta di magistratura rossa o di magistratura nera, ma c'è un problema di fondo, si sa che le procure sono corrotte, esiste la massoneria all'interno delle procure, quindi è chiaro che c'è un sistema che non funziona, forse sono pochi che nel sistema non funzionano. Ritorniamo sempre al discorso dell'omertà, se noi rimaniamo in silenzio ci rendiamo complici di un sistema che non funziona. E infatti Heidi dice questo, non si può parlare di impunità ma di una condizione di impunibilità che attribuita a componenti di una forza armata del paese deve farci riflettere e preoccuparci seriamente, quindi significa che la nostra democrazia è seriamente in pericolo. E questo lo possiamo ritrovare anche nel tuo libro sulle morti bianche, in qualche modo questa democrazia che non sempre viene applicata. Ci vuoi dare così un'idea generale del libro? Assolutamente sì. Morti bianche è il mio primo libro e sinceramente quando l'ho cominciato a scrivere non immaginavo che poi avrei imparato tantissime cose al di là delle leggi che abbiamo e che purtroppo non vengono rispettate. Ed è veramente un viaggio in tutta Italia e ti rendi conto di come alla fine l'Italia sia tutta uguale. Si muore al nord, si muore al centro, si muore al sud. Quello che purtroppo manca è la cultura della sicurezza, perché la maggior parte delle famiglie mi hanno detto io non immaginavo che si potesse morire sul lavoro, cioè io pensavo mio figlio va a lavorare e in un certo modo viene curato come lo curo io, no? Quindi dopo la famiglia arriva il datore di lavoro, comunque l'ambiente di lavoro, e invece assolutamente non è così. Quindi innanzitutto chi va a lavorare non si rende conto che può morire sul lavoro. E poi c'è anche un altro aspetto, quello che dicevamo prima di una mancanza di democrazia, perché se io datore di lavoro so che posso avere un controllo ogni 33 anni, so che se un bravo avvocato mi va in prescrizione il processo, è ovvio che non ho nessuna intenzione di mettermi in regola, se tanto alla fine non devo pagare nulla. E quindi anche in questo caso c'è un problema di democrazia, di cultura. E anche in questo caso le famiglie vengono abbandonate in qualche modo nella loro ricerca della verità e ad esempio IMSS e INAIL perché non intervengono in alcun modo per aiutare anche economicamente ma anche come supporto per quanto riguarda ad esempio le pensioni di invalidità o comunque un aiuto che vada verso le famiglie? Perché in Italia la burocrazia è sempre troppo burocratica, quindi che cosa accade? Ad esempio l'INAIL risarcisce le spese funerarie nel caso di Andrea Gagliardoni e poi si costituisce parte civile per riavere quelle spese, il rimborso di quelle spese. E quindi, come ti dicevo, conviene più che non si interviene piuttosto che intervenire proprio perché è farraginosa la macchina burocratica. E poi anche qui è sempre una questione di cultura, cioè l'INAIL è concentrata sui numeri, sulle statistiche. Quest'anno ci sono stati mille morti, circa, insomma, sono di più di 1000, e quindi il fatto che sia meno rispetto all'anno precedente per loro è già un obiettivo raggiunto, però poi non si va a vedere che le imprese chiudono, che i lavoratori sono ricattati, quindi preferiscono non denunciare un infortunio perché significa rischio licenziamento, mentre se tu non denunci nessun infortunio, quindi non ti assenti dal lavoro, ricevi dei premi. Quindi bisogna valutare sempre tutte queste situazioni che solitamente non fanno statistica. Esatto. E per quanto riguarda gli imprenditori, si legge nel tuo libro che addirittura imprenditori indagati per omicidio colposo fanno carriera, allargano il loro giro di affari. Come lo possiamo spiegare questo a chi ha perso un figlio? Questo a chi perde un figlio non glielo puoi spiegare perché non lo capirebbe mai. Ritorniamo al discorso di prima, che se tu hai un buon avvocato, se tu
riesci tranquillamente a mandare in prescrizione il reato. Basta pensare a Franca Mulas, che lei ha perso sia il marito che il figlio, sempre lavoravano nella stessa impresa, e nel primo caso l'impresa ha dichiarato fallimento, nel secondo caso gliel'hanno mandato in prescrizione, quindi comunque andavano le cose, non avrebbe mai ricevuto un centesimo di risarcimento, e magari l'impresa ha chiuso e ha riaperto con un altro nome, quindi è sempre perché mancano dei controlli. Quindi puoi far carriera o addirittura puoi chiudere in Italia, aprire da un'altra parte senza che ci sia nessun controllo. E per quanto riguarda i controlli, mi viene ad esempio in mente quel famoso scandalo di qualche tempo fa in cui c'erano nelle macchine esposti dei tesserini di invalidità falsificati. Rispetto a persone che ricevono pensioni che sembrano più una presa in giro che un effettivo diciamo aiuto, come possiamo in qualche modo continuare a dire che c'è la democrazia? Cioè non è anche qui che ci servirebbero dei controlli maggiori? Assolutamente sì, cioè è ovvio che è sempre controlli maggiori che ci sono anche nelle pubblicità,